Ultimamente mi sto interessando ai corsi che Michel Foucault tenne tra gli anni 70 e gli anni 80 al Collège de France, ed in particolare ad attrarre la mia attenzione è il corso che egli tenne tra il gennaio e l'aprile del 1979, che è stato trascritto, che è uscito anche in italiano, con il titolo Nascita della biopolitica. Allora, in questo testo in realtà non si parla di biopolitica. Foucault anzi dice chiaramente che la sua intenzione era sì di fare un corso sulla biopolitica, ma poi egli si è reso conto che per procedere in questa ricerca era necessario fare una ricerca preliminare sul contesto nel quale la biopolitica sorge e si sviluppa, e che è il contesto del liberalismo. Pertanto, il corso del 79 è tutto quanto incentrato sul liberalismo. Naturalmente Foucault tratta di tantissime altre cose che sono più o meno legate al liberalismo. Quello che mi interessa fare oggi è ritagliare, per così dire, dal ragionamento, dal corso di Foucault, alcune pagine che trattano del capitale umano, o meglio, di come il neoliberalismo americano affronta la questione del capitale umano. Dunque, la teoria del capitale umano. Foucault affronta la questione in particolare nella lezione del 14 marzo, tenendo presenti come riferimento testuale gli articoli ed i testi elaborati tra gli anni 50 e gli anni 70 da alcuni autori, ed in particolare da Gary Becker, che fu poi insignito anche del premio Nobel, da Theodor Schultz e da Jacob Minzer. I primi due scriveranno due testi aventi lo stesso titolo, e cioè Investment in Human Capital. Ora, Foucault parte dalla considerazione che tra le teorie dell'economia classica, quindi tra la riflessione di autori classici come Adam Smith, David Ricardo, lo stesso Karl Marx, e le teorizzazioni dei neoliberali americani, ma anche del neoliberalismo tedesco, egli si occupa diffusamente del neoliberalismo tedesco. Ebbene, tra questi due approcci vi è a un certo punto un mutamento epistemologico. Ecco, Foucault usa proprio questa espressione. Coglie dunque una sorta di spostamento, di mutamento, che riguarda l'oggetto dell'analisi. In parole semplici, se gli economisti classici si erano concentrati nell'analisi dei fattori della produzione, terra, capitale, lavoro, cioè avevano analizzato dei processi, delle cose, no? In reciproca relazione, per esempio la forza lavoro non il lavoratore in quanto compie delle scelte, ma la forza lavoro intesa quantitativamente come tempo di lavoro, il capitale inteso appunto come il denaro che l'imprenditore investe o come i macchinari che egli compra ed utilizza,
nel processo della produzione, il capitale in quanto gli serve per acquistare la forza lavoro, retribuita poi con il salario. Ecco, diciamo che questi erano gli oggetti, i processi, il processo di produzione, il processo di scambio, l'economia di mercato, no? Inseriti in una struttura sociale ben determinata. Questi erano i processi che costituivano l'oggetto dello studio dell'economia classica. Ora, dice Foucault, il mutamento epistemologico consiste proprio nel fatto che gli autori neoliberali cambiano l'oggetto della loro indagine. E l'oggetto della loro indagine, quindi, accantonano questi processi, queste cose, per sostituire a questo oggetto il comportamento umano. Quindi l'economia, la scienza economica, l'analisi economica si concentrerà d'ora in poi nella riflessione del neoliberalismo sull'individuo in quanto l'individuo opera delle scelte. Che cosa significa? Possiamo dire che l'economista che obbedisce, diciamo così, a questo nuovo principio di intelligibilità, a questo nuovo criterio di analisi, assume il comportamento umano come oggetto di studio, ma il comportamento umano inteso come quella relazione che l'individuo istituisce tra le risorse di cui dispone, che per definizione sono sempre risorse rare, e l'impiego di queste risorse per conseguire determinati fini che sono fini alternativi, cioè se io impiego il mio salario per acquistare un'automobile, non lo posso impiegare per fare una vacanza alle Maldive, per esempio. Quindi il problema, la questione su cui si svolge l'analisi neoliberale è proprio il comportamento umano, cioè la razionalità, le scelte più o meno razionali che gli individui possono adottare nella relazione tra le risorse di cui dispongono e i fini che si propongono di raggiungere con l'impiego di queste risorse. Questo costituisce per Foucault un cambiamento radicale della prospettiva. È come se l'economista si mettesse dal punto di vista del lavoratore, ma considerando esclusivamente questo aspetto come razionale, come avente una razionalità economica, e cioè le modalità che il lavoratore, l'individuo lavoratore, utilizzerà per impiegare le risorse di cui dispone. Ora, perché capitale umano? Nell'economia classica il capitale era nettamente separato dal lavoro. Quindi da una parte abbiamo il capitale, può essere il denaro di cui dispone l'imprenditore, può essere il macchinario, possono essere gli edifici, no? Capitale fisso, capitale variabile. Insomma, si tratta di un elemento fisico che non ha nulla a che fare con l'essere umano se non nella misura in cui esso entra in relazione con la forza lavoro, e la combinazione di capitale e forza lavoro entra in gioco nel processo di produzione e di scambio e quindi nella realizzazione del profitto del capitalista. Nella visione dei neoliberali, invece, capitale
e lavoro sono inscindibilmente uniti nella figura dell'individuo, nella figura del lavoratore. In che senso? Foucault, per illustrare il punto, fa un ragionamento molto semplice. Egli dice, mettiamoci dal punto di vista del lavoratore. Perché il lavoratore lavora? Evidentemente per guadagnare un salario. Ma che cos'è un salario? Secondo gli autori neoliberali, il salario non è altro che un reddito. Quindi il lavoratore può essere visto anche come colui che produce un reddito. Foucault si domanda poi, ma che cos'è un reddito? E va a ripescare la definizione di Irving Fisher del reddito, in base alla quale un reddito non è altro che il prodotto di un capitale. Quindi abbiamo un capitale che produce un reddito nella definizione di Fisher. A questo punto è evidente che se il lavoratore è produttore di un reddito, perché il salario viene considerato un reddito, il lavoratore, l'individuo, l'essere umano, sarà esso stesso capitale, cioè sarà capitale umano. E sarà capitale umano quanto più esso incarnerà delle competenze che appunto lo renderanno capace di produrre un certo reddito, più o meno elevato a seconda che le sue competenze saranno più o meno numerose, più o meno raffinate. E a questo punto ecco il passaggio importante nella visione neoliberale, dice Foucault. L'individuo è dunque capitale umano sia nel senso che capitale e lavoro si trovano quindi uniti, inscindibilmente uniti, non più separati come nella visione classica, e sia nel senso che questo capitale umano che l'individuo incarna è una sorta di competenza macchina, può essere visto anche come una competenza macchina. La macchina produce un reddito in quanto ha delle competenze. Quindi il lavoratore è una macchina vivente, così come la macchina è uno strumento atto a produrre qualche cosa, il lavoratore, l'essere vivente umano, nella visione neoliberale, è interpretato come una macchina dotata di certe competenze che la rendono capace di produrre un reddito. Ma una competenza macchina non è altro che l'impresa, l'impresa individuale o l'impresa costituita da più individui che si mettono insieme. Che cos'è un'impresa? Un'impresa non è altro che una macchina per produrre reddito. Ora, il passaggio è importante perché la teoria del capitale umano a questo punto sfocia nell'idea che ognuno è imprenditore di se stesso. Ogni individuo costituisce un'impresa a sé stante in quanto ogni individuo si comporta razionalmente, se si comporta razionalmente, si comporta come un'impresa, cioè si comporta come un'entità che produce reddito e produce tanto più reddito quanto più è competente, e produrre reddito non significa altro che scegliere i modi più adeguati, più razionali
allocare, diciamo così, le risorse rare di cui si dispone allo scopo di realizzare determinati fini. A questo proposito, Foucault fa rilevare che dal punto di vista del neoliberalismo, il consumatore non è affatto, diciamo così, un'entità passiva, no? Che si limita semplicemente a consumare una merce, ma è esso stesso un produttore. Cioè il consumatore che cosa produce? Produce la propria soddisfazione. Nel momento in cui il consumatore impiega le sue risorse, il suo reddito, per acquistare una macchina, per acquistare un viaggio, eccetera, eccetera, non fa altro che produrre la propria soddisfazione. Ecco dunque il quadro teorico che corrisponde a quel mutamento epistemologico di cui parlava Foucault e che, come dire, guida tutte le analisi del neoliberalismo, in particolare del neoliberalismo americano. Ora, Foucault rileva che sono evidenti le implicazioni politiche di questa impostazione. Non ne parla proprio perché dice che sono evidenti. Mi limiterò a dire, poi eventualmente il discorso verrà ripreso in ulteriori video, che queste implicazioni sono oggi sotto gli occhi di tutti, sol che si faccia attenzione a quello che accade, che è accaduto, che sta accadendo nel mondo dell'istruzione, dove abbiamo assistito in maniera via via più massiccia all'uso di termini presi a prestito dal mondo dell'economia, dal mondo del mercato. Pensiamo soltanto al fatto che si parla di offerta formativa in riferimento ai programmi scolastici. Si parla di crediti formativi o di debiti formativi per riferirsi, diciamo così, al merito o al demerito degli studenti e così via. Quindi, diciamo così, l'economia, il linguaggio economicistico è entrato ormai a pieno diritto in ambiti che con l'economia fino a pochi decenni fa non avevano nulla a che fare. Questo dunque è un segno evidente che le pratiche di governo, almeno le pratiche di governo dei paesi occidentali, si sono andate sempre più ispirando alla riflessione degli economisti di scuola neoliberale. Se andiamo a leggere le raccomandazioni per le competenze chiave che già da diversi anni le istituzioni europee hanno emanato e che sono indirizzate alle scuole, noi leggiamo molto chiaramente, per esempio, alla settima competenza chiave la parola imprenditorialità, cioè la settima competenza è la competenza imprenditoriale. Quindi vedete come, come dire, le conseguenze politiche, una delle numerose conseguenze politiche del prevalere dell'impostazione neoliberale nelle pratiche governamentali dei paesi europei, in generale dei paesi occidentali, si riscontra per esempio in maniera evidente nel campo della formazione. Spero di essere stato abbastanza chiaro e vi do appuntamento al prossimo video.